viso. C'ho le dita di burro. Fabio, posso dire, posso fare una constatazione senza che tu ti arrabbi? Ancora? Dimmi. No, ancora. No, volevo far notare il braccino di pelo. Mi sembra che hai un golfino. E con questo? Carino, è alla moda. Aia! Era la mia gamba che mi pizzicava. No, ma... No, non l'ho pizzicata, l'ho stretta. No, no, ma togli che non si vede, pulisci. Guarda che schifo che ha fatto. Mi è caduto il piattino. Pulisci bene. Dammi un attimo. Guarda, hai buttato il riso dappertutto. Non c'è qui il riso. Ah, non è riso. No, queste sono sporche. Sono macchiette. Macchiette, sono andate addosso con le... Sei bianco come il latte e fai luce effettivamente. Sì, perché ho la luce negli occhi. Come ci devo fare? Serve, dici che serve? Serve. Serve, ogni tanto si serve. Ma io sono bianco e ho pure mal di gola. Dobbiamo andare avanti ancora tanto. No, volevamo vedere che tu pulivi. Ci fai vedere che pulisci? Interessante. Sì, molto, assolutamente. Perché non si vede benissimo, aspetta. Oh! Che bravo! Scema! Pulisci bene, guarda che bravo sei. Il posto è veramente carino. Sì, il posto è veramente... Mi è caduto, c'ho le dita di burro, uffa. Ho le dita di burro, vabbè dai, lascialo lì, cosa vuoi tirare su, ormai hai già fatto abbastanza. Dammi un racimolo. Comunque qui siamo al... Comarò, Castelfranco. Un bel paio di spizze, che ci hanno portato più. Molto buoni. I salatini con le patatine. Lo spizza dall'oliva era fatto in maniera perfetta. Decisamente ottimo, direi. Io ci hanno dato anche le patatine. Come si chiamano quelle patatine? Le Dixie. Vabbè, quelle lì. Quelle al formaggio che a te non piacciono. No, non mi piacciono. Ma guarda in camera, non guardare il tavolo, cioè. Cosa... Sì, va bene, scusa. Non mi piacciono quelle lì, però comunque alla fine. Questo è molto bello, molto bello. Una bella arredamento, una bella allestimento. Peccato perché erano due tavolini fuori, due o tre tavolini di fuori, era un po'. Però per il fatto che sia il centro castello va bene comunque perché consente anche se la gente sta in piedi di avere un bella flusso di gente in questa stanza perché la strada non è affittata da macchine. Uffa, ho potuto portare il riso. Aveva fame, cioè povero Fabio, non potrà mangiarlo mai. Comunque hanno anche una bella lista di vini. Saluti tutti quanti. Buona giornata a tutti, ciao.